Vai. Buongiorno. Buongiorno. Il mondo è strano. Che bello. Pensavamo di farli a pezzi noi per la buca che ci hanno dato, invece niente poco di meno, oggi sono qui con noi in 20 dopo aver invaso in Parlamento tutto il movimento con noi. Tutti qua ormai ci hanno accettato, quasi al gran completo. Non possiamo che parlarne bene. Cioè, ha capito? Cioè, noi ieri è colpa di Grillo, è colpa di Casaleggio. No, era proprio colpa nostra. Ha sentito Grillo, ci ha dato il permesso. Dighe male a Casaleggio. Ha capito, dighe male. Io ho pure visto dal vivo Casaleggio. Siamo avanti. Già davanti d'un giorno. Già davanti d'un giorno, non lo so. Siamo già davanti. Ha capito, alla fine. Ci hanno dato il permesso per oggi, siamo venuti oggi. A meno male, va bene, però noi c'avevamo quest'altro ragazzaccio qui. Giovani che cercano di farsi strada. Penna bianca, sì. Allora, largo i giovani. Largo i giovani. Ciao. 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 Sabato di venite. Sabato puntata. Buona giornata, buon weekend. Ciao. E alla fine c'è Michelone. Michelone. Come ti chiami, scusa che non... Tu sei... My name is Michele Trotta. Michele Trotta qui con noi. Guarda che Michele, oltre ad essere una grande persona, grande amico, soprattutto un grande amico, perché qui un gran conoscitore della politica nostrana. Ci ha pioppato il fio. E non lo so se è stata una bella cosa. Non so se è stata una bella cosa. Ci ha pioppato Zeus. Ecco, Zeus. Vedi, però c'è stata una certa somiglianza. Sì, siamo Blanche entrambi. Siamo Blanche entrambi. È una questione di giovinezza, per lui mi piace tanto, c'ha 4 anni, dai. Quindi, Allora Michelo, che ci racconti? Tutto a posto? Che te sta a mettere? Che te sta a mettere? Io ultimamente, vabbè, la mia vita è fatta di tante bellissime cose. La cosa più importante in questo momento che avrà sicuramente dei riflessi anche sul nostro paese è un'iniziativa. È un'iniziativa alza la voce, guarda, guarda, di Marco Roberto Scolaro che si vedeva da lì che sto facendo un'iniziativa europea, si chiama Iniziativa dei cittadini europei, che è prevista dal Trattato di Lisbona, dove dei cittadini di 7 paesi diversi si mettono insieme e chiedono alle istituzioni comunitarie di intervenire su un tema che loro desiderano, che pensano che sia importante. Il problema è che l'Unione Europea dice va benissimo, però mi devi portare 1 milione di firme in almeno 7 paesi. Quindi ho iniziato a lavorare a marzo dell'anno scorso, e facendo la prima richiesta sulla piattaforma della Commissione, e siamo in dirittura d'arrivo, perché questa iniziativa che si chiama One of Us, uno di noi, e neanche a farla apposta, dottor Corinti, lei... Poi c'è pure Befani che One of Us è un grosso linguista nostrano. One of Us, che significa uno di noi, appunto. Questa iniziativa chiede alla Commissione Europea di bloccare la sperimentazione scientifica sugli embrioni cosiddetti, sulle cellule staminali cosiddette embrioni. Okay. Questo perché? Perché crediamo profondamente che se c'è da fare un miglioramento sulla vita di tutti i giorni e su milioni e milioni e milioni di persone, anche la comunità scientifica dice che si fa lo sperimento può essere fatto su le cellule embrionali adulte, su le cellule staminali adulte. Ma poi pure Yamanaka si è inventato le cellule staminali indotte, le IPS, ci ha preso pure il Nobel. Buttiamolo via, abbiamo un VIP. Ciao Yama. Infatti Yama è uno dei nostri supporter per le sue dichiarazioni. Quindi questo significa aver organizzato, insomma, sono il coordinatore nazionale di questa iniziativa. Quindi Michele Trotta punta al Nobel. Papà, che volete dire? Se cercherà di fare quello che bisogna fare. La cosa bella è che c'è questo collegamento con tutti e 27 i paesi. Io sono coordinatore dell'Italia e sul 17 settembre ci vedremo a Bruxelles con gli altri 26 per fare il punto della questione. Ormai stiamo a quota 1 milione. Ecco. Quindi tentiamo. Ah, ma milione di firme sono tante. Sono lunghe, ma soprattutto la procedura che ha dato la Commissione, che è una procedura veramente allucinante. Rognosa. Rognosissima, schede da firmare, firme, e soprattutto deve essere scritto molto bene. Certo. E io sono purtroppo il censore, sono quello che deve dire se la firma è valida o meno. E che ho passato l'estate a tagliare. Comunque, a parte questo,
ecco, che mi dà sempre... Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati qui, ormai è una bella, speriamo di chiudere il più presto possibile, perché poi questa iniziativa viene presa dalla Commissione, la quale dirà che c'è appunto la legittimità di un milione di firme, e la Commissione preparerà, dopo un nostro incontro, preparerà un documento che lo sottoporrà al Parlamento europeo, e il Parlamento europeo a maggio, a luglio del prossimo anno, luglio-settembre del prossimo anno, dovrà definire quello che non è. Quindi questa iniziativa cala subito sul cocco. Ecco. Ma pensate, guarda, dice, capito come funziona? Ma no, ma di solito ci riempie de cazzate, ma oggi ci ha attaccato. Avete Michele? Te pensavo che te pensavi che era rincoglionito. Ci ha attaccato un pippone d'assurdo. Cioè, guarda, è andato. L'uomo è grande. L'uomo pensa senile. L'uomo, c'ha ragione, c'ha ragione. L'uomo è grande, però. Hai capito come si fa? Ha preso appunti. Cioè, no, vabbè, ma gli dice niente a tutto, questo parla 3-4 ore di fila, se no fermiamo noi. No, no, devi fermare, perché se no lo so, anzi, lo fa in italiano, se poi comincia a farlo pure in qualche altra lingua, però no, lo sai perché? Ma ci vecchia su tutti, siamo tutti bravi, siamo tutti forti. Andiamo. Dopodiché abbiamo questa bellissima città. Gagliarda, qui stiamo proprio sotto un palazzo bene, bombardato proprio, preciso. Che non ho capito bene che cosa voglia fare da grande. Chi ha la città? Sì, sì, non si capisce che vuole fare da grande, perché ci siamo riempiti la bocca del porto. È vero, no? Questo porto, il porto è stata una cosa eccezionale, però il porto non nasce come un fungo, il porto o devi allungare della grande lavoro di programmazione. C'è avuto anche grandi personaggi che sono riusciti a fare grandi investimenti, che hanno convinto i governi a tirar fuori i soldi, che non è una cosa semplice. Il problema è che oggi Civitavecchia continua ad avere questa grossa crisi di identità, che non so se anche può fare il suo futuro. Non ha detto bene, Bene. Siamo un po'... Quella è la cosa proprio principale. Vi do un elemento di riflessione che dovreste fare ai vostri ospiti, ai cosiddetti politici nostrani. Allora Civitavecchia che fa? Entra o non entra nell'area metropolitana? Quello c'è. Adesso non si è capito perché qua c'è il buon Pietro, dice che vuole fare la ciambella provincia. Vuole fare la ciambella al Bar Fontana, gli vuole rubare lavoro. Non vi dimenticate che appunto il buon Pietro, quanto tempo fa, dice entriamo dentro perché poi ha cambiato idea. Ma sapete che Zingaro sapete che cambia idea. Perché sicuramente bisogna guardare il quadro in modo più complessivo e far meno. Solo gli stolti non cambiano idea. E su questo bisognerà chiedere anche ai vari consiglieri regionali, dei vari partiti che vengono a Civitavecchia, perché è lì che si giocherà, secondo me. Quella si chiama democrazia, non so se loro sanno che la parola democrazia è proprio quella. Ecco. Valutare le ipotesi di tutti, mettersi a tavolino, perché non è una cosa politica, ma è una cosa proprio che... Come bravo Mattia Stigato, è una cosa che tocca al cittadino. È una cosa che tocca al cittadino, quindi io pure un referendum me lo farei con tutta la più tranquillità possibile, perché dicevo... Addirittura propone il referendum Mattia, proprio un plebiscito. Voi pensate che chi sarà il prossimo sindaco tra 15 anni, non lo sapete chi è? Chi è? Io? No, Roberto. Vabbè, io nel frattempo sono diventato cittadino onorario. Onorario delle isole Barbados. Le prendo Francesco e me ne vado. Zero. Cominciamo che ieri poi gli ha perso pure Sor Mourinho, sto ragazzaccio, gli ha perso Mourinho ai rigori. Un saluto al nostro amico Mario, che questa è una notizia che lui farà tanto piacere. Piazza Mario... Vittorio torna bella. Amaglio mi dicono che torna bella. Eppure sotto parla delle pensiline, no, dice che sono proprio perfette. Le pensiline dice che sono stupende. Io sono passato ieri mentre venivo da Roma. Già ero disfatto dopo una giornata di Roma, vedo queste pensiline. E cattedraglio? Mi si è preso babbano, perché ho detto, ma lì se piove a vento come di solito qui su quella piazza. Allora mi sono fatta la domanda, ma c'era proprio, vogliamo ancora continuare a riempire piazza Vittorio, che era stata data già con la sistemazione delle aiuole, no? In un certo modo. Con le mura che si vedevano. Vogliamo ricentificarla, e continuiamo a mettere ancora l'autobus che arrivano lì del lago tra il fumanti, che scaricano, che si rompono, buttano l'olio per terra. Voglio dire, ma conviene, o forse è il caso di renderla un posto verde, un posto più, veloce, e quindi spostare gli autobus, forse che so, più
verso Porta d'Arquinia? Lì ci sta tutta quell'area di Alcementi. Quella di Alcementi sarebbe ora di buttarla giù. No, no, l'area sotto del parcheggio che ci hanno fatto, no? Allora, perché non fare un centro di scambio lì? Lo mettere dei pullman veloci, che queste cose, queste cose qui sono vecchie, che già non state pensando all'amministrazione. Udite, Desio. Ecco, un saluto a Desio. Che... saluto al grande Alessio. Insieme a Saladini stanno a chi l'ha visto. Sì, se siamo persi. Se siamo persi, perché, ma d'altronde è pure qui. Il buon Gino Saladini, ragazzi, secondo me è personaggio eccezionale. Gino è in grado. È stato schiacciato da sta politica, perché non ha voluto fare l'uomo di nessuno, tantomeno del signorottolo. È saltato, è scoppiato. Ma perché? Le persone normali scoppiano davanti a queste cose. Se non sono abituati ai compromessi. Sì, no, vabbè, no. Se lo carano. No, no, io posso fare, guarda, io posso fare magnaccia, posso farlo. Mi ci vedo bene, io pure, ci sto abbastanza bene. Comunque, ci hanno fatto sta bella isola, st'isoletta che, ripeto. Davanti alla cattedrale, tanta cattedrale la pensilina. Poveri quelli che aspetteranno. Ma io noi non te lasciamo, Non te lasciamo, ma supportiamo il tuo. Gagliardi, quei mini posteggi che hanno fatto di dietro, di ridosso, che quindi renderanno quella viuzza lì ancora più inaccessibile, proprio. Ma tra l'altro lo spazio è strettissimo, perché c'è la scaletta dei disabili, quella che scende giù, che rende il posto così. Allora bisognerà fare sicuramente, perché c'è lo zoccoletto grosso, specchietti lì, permesso, ma per favore, un po' d'aria, no? un po' d'aria. Ciao, volete, da no, rifacciamo le cose. Pur di dire abbiamo trovato tot parcheggi, perché hanno trovato tutti i parcheggi davanti alla banca. Ma so, ragazzi, ma è una città che diventa sempre più invivibile, secondo me. Davvero, vero. Alleggeriamola. E dai, è un po' di verde, un po' d'acqua. Facciamo un parcheggio, un appuntamento d'accordo con Michele. Andiamo avanti con notizie. Energia sostenibile dalla regione, 1 milione di fondi. Sì, Petrelli, dice Petrelli lancia l'allarme. Petrelli che vota Prizzi, grande Simone che vota Petrelli. Grande Vittorio. Ma più che altro, no, la cosa è bella, che lui chiede al sindaco, gli dice: guarda che fra un mese scade, a chi me devo rivolge per queste cose rinnovabili. Ha votato c'è Mazzarini, non è delegato. Io mi ricordo che ha votato al carbone. Che fa... Io mi domando, ma Petrelli con chi sta? Petrelli sta con i verdi carbonieri. Se no, è vero, lui sta con... che era? Aspetta, Petrelli? Tipo, io quelli di coso. Io ci sto. No, quella, io amo la mia città. Di centro, quelle del Tabacciano. Tabacciano. È presente il Consiglio Comunale? Pare sì, consigliere, dice il consigliere. È in maggioranza o in opposizione? È in centranza. È incentrato, dipende. Pure lui. Sta sempre in maggioranza, pure se cambia, allora, fa comunque maggioranza. È poraccio, perché, guarda, Vittorio è uno che lavora, come un disperato. A Mazzarini, se dedica veramente alla grande. Il problema è che non c'è mai un riferimento. Non è né carne né pesce. E quindi coraccio. Ma poi votare carbone per fare una vita da ambientalista. Il barracca d'Eros, non si fa. Poi dopo devi fare i passi indietro, perché con un personaggio come il grande Pietro. Grande Peter. Gli tocca. Che tanto mo gli tocca pure a noi in diretta. Altro tema scottante è quello del mercato. Hanno rifatto il progetto marciapiede, non parliamo più di mercato, ma no, infatti davvero, primo mercato, sembrano diversi dagli annunci, no. Sembra che sono completamente differenti da quello che poi si diceva. Però bloccheranno altri 2 anni questa cosa. Io quello del mercato è proprio una piaga, ragazzi, ma ci sta veramente la morte. No. Adesso, mamma mia, l'anatema, c'è stata una maledizione, cioè, del mercato a Civitavecchia. Se non entriamo un attimino dentro la logica dell'idea di questa città, perché quel mercato c'aveva senso se continuava a essere quel mercato vivo. Oggi, anche con tutte quelle opere murarie che hanno fatto, interminabili. E poi che ci fanno? Un locale? Che adesso toccherà vedere chi ci mettiamo dentro. Che parecchie di quelle piccole aziende sono pure fallite. Il mercato è un modo proprio. Allora, io so che c'è gente, che matrimoni che sono saltati. di sul serio, di piccole imprese, marito e moglie, c'è uno al banco. E che proprio non ce l'hanno fatta avanti su queste cose. E come fa? È triste la cosa. Sono saltate le famiglie. Diventa proprio. Se non guardiamo pure sto risvolto. Insomma, allora inutile fare tanti sofisti, qua perché qui facciamo questo. Ragazzi, il tempo non c'è più, il tempo è scaduto. Civitavecchia è gagliarda. È la prima volta che scrissi un intervento su Civitavecchia, dissi: Civitavecchia c'ha una parola, inesorabile. L'inesorabilità. Noi stiamo qua a bombe, cose. Deve essere tutto così. Non è vero. Il tempo sta correndo sia da,
da prima di Porta Terpigna e sia da dopo del villaggio del Fanciullo. Il tempo corre, scorre attorno a noi. Non possiamo pensare che a rimanere sia all'isola, felice. Fermi. Non è così. È vero. Dite. Ato 2. Ato 2. Allora, Ato 2 privatizzano l'acqua. Sì, no, dicono qua, loro privatizzano per non privatizzare. Il codice com'è? 40%, qualcosa di losco c'è. Vedremo come andrà a finire anche la faccenda Ceato 2 che... Se pronuncia, su sta storia sì, si è pronunciato il giudice, quindi gli ha detto Civecchia deve far parte del lato 2. Io l'unico lato che conosco è la barzetta, quando quella che manca un lato a letto, quella lì per il lato a letto, manca un lato a letto. Questo è qua, non è lui, gli hai fatto questo. Tagliare perché non è possibile. No, no, e quando devi fare queste battute, lo dici prima, perché sennò chiamano la grande, potrei rimanere un attimo così. Che poi niente, che sappiamo? Sul lato posso dire una cosa. Vai. Una battuta dai, così a farci diamo. Chiudiamo con lato, dai, chiudiamo con lato. Alla fine l'acqua, se è vero come è vero, è un bene che è di tutti, non può essere disponibile soltanto per i grandi gruppi, ma per tutti i cittadini. È altrettanto vero che dobbiamo comunque vedere quali sono le responsabilità e su questo non caderci più e chiamare le cose per nome, le responsabilità di chi ha ridotto una rete come quella idrica che abbiamo in città, perché il problema grosso dell'acqua è quanto quantitativo perdiamo, ecco perché abbiamo le nostre norme, perché se ci azzardiamo a fare una buca accanto a una tubatura, la tubatura salta. Pom. Allora, lato è bello e dolce, come bello andiamo lì, l'acqua ci costa comunque di più, comunque ci avremo dei servizi ormai tipo numero verde, quindi se te si rompe se c'è qualche guasto incomincia a chiamare il numero verde e non potrai più andare all'ufficio del consorzio, stai per mese senza acqua, quindi ci sarà un problema di comunicazione e su questo noi cittadini ci dovremo consentire, perché anche se il magistrato ha detto ormai dovete passare ad A2, benissimo. Qui politicamente c'è da capire quali saranno le condizioni politiche per entrare dentro un accordo di questo genere. Lo dobbiamo fare, benissimo. E speriamo che siano corrette invece. Speriamo. Ma qui serve che tutti diventiamo classe dirigente, perché dentro sta città mandiamo avanti sempre qualcuno e se rimane e invece non si rimane. Grosso Michelone oggi ci ha dato una sveglia proprio a Civitavecchia nel complesso, quindi Civitavecchia è inutile che dite inesorabile, bisogna tirare fuori. Prego, attenzione, che cosa? I didimi, tirate fuori il medico, tirate fuori i didimi. Dobbiamo diventare fuori il coniglio dal cilindro. Eccolo il coniglio. Saluto a tutti. Buon weekend. Un bacione, oggi la fontana ve la illustriamo proprio super fontanile. Un bacione a Roberto che sta qui, che è ancora affranto dal gol sbagliato da Lukaku. Forza Bayern, forza Guardiola, forza Milan e ciao a tutti. Ciao.